Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. In questo episodio mi vorrei dedicare a esplorare questa zona che abbiamo, diciamo, sbloccato nello scorso episodio. Abbiamo un sacco di missioni secondarie. Nel frattempo qui vicino c'è anche una cripta che poi andremo a fare. Però mi sto dirigendo... Attenzione nemici! Dai, dai, che li stoniamo tutti. Ok, dicevo, in questo episodio voglio esplorarmi questa zona, ragazzi, e recuperare scrigni, e fare le missioni secondarie, le sfide, tutto quello che ci capita, insomma, in giro da fare lo facciamo. Per esempio, qui c'è una... questo posto è chiuso, e infatti lo scrigno che volevo raccogliere è qui. Adesso bisogna capire come aprire questo... come accedere a questa stanza. Non lo so. Ci sarà un modo, sicuramente. Attenzione. Ah, ok. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, bene bene. Sfida e lira. Memorizza le melodie della piccola lira e suona le sue... quelle grandi che trovi nella stessa regione. Ah, ecco come funziona. Qui me li devo segnare questi cosi però, eh. Allora, mi sono memorizzato la melodia, ragazzi, bene. Potenziamento pozione disponibile, ok. Comunque il mondo di gioco, ragazzi, è spettacolare, mi piace tantissimo. Sia l'aspetto grafico che il gameplay, c'è tanta varietà. C'è veramente tanta varietà, poi anche la... mi sa che non ce la facciamo. Troppa poca stamina. Anche la possibilità di poter... personalizzare la nostra Phoenix in qualsiasi momento è una bellissima cosa. Dai, dai. Non c'è... no, 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 no. Cazzo. L'ambrosia è importante. Potenziamento salute disponibile, ok. Poi andremo a potenziarci, ragazzi. Ma l'ambrosia è importantissima. Non potevo lasciarla lì. E visto che ci sono, mi recupero anche un po' di funghetti.
Prendi, prendi, prendi. Allora, ci stiamo un po' allontanando dalla cripta, però non fa niente. Vi odio a morte a voi, vi odio a morte. Vieni qui. Che cazzo? Qui c'è qualcos'altro? Probabilmente sempre uno scrigno o roba del genere. Ah! Ok, semplice semplice. Nuova attrezzatura, velo del cervo cacciato. Che è questo? Ah, 10% di danni in più con l'arco. Ah, è questo? Questo ci piace, ragazzi. Questo ci piace. Allora, sempre qui c'è un altro scrigno. Uno scrigno epico, addirittura. Ok, così sblocchiamo lo scrigno epico. Beh, facciamo così, no? Scusa. Nuova attrezzatura all'oro dalla primavera. Troviamo un sacco di roba, ragazzi. Non facciamo in tempo a cambiarci l'attrezzatura, che ne abbiamo già trovato altra più figa. Dai, c'eri, eri salita. Mi sa che lì siamo un po' lontanucci. Vediamo, Sì, non credo che riusciremo a raggiungere quel punto. Possiamo provarci. Ah, attenzione, attenzione. Ci ha dato lo sprint.
Ce la facciamo, ce la facciamo. Perfetto. Bisogna anche evitare di spingerci troppo in là perché i nemici potrebbero diventare molto cattivi. Vieni qui. Quanti marinai mortali sono stati ghermiti dal canto delle sirene? Solo un iceberg può provocare naufragi più rapidi. Che c'è? Non è che si può scherzare sempre. Oh, poi magari qualche taglio nei combattimenti ve lo faccio, perché se i tagli, se voglio dire, se i combattimenti diventano troppo lunghi e monotoni, ve li risparmio. Comunque, devo attivare questa. Non è bastato. Ah, sono tre. Ah, un altro è qui. Allora, un altro è di là. Aspettate. No! Dai, dai! Sì! Ok! Perfetto. Questo è un altro, ma quindi siamo entrati in un'altra zona. Cioè, fatemi capire. Perché il primo l'abbiamo trovato qui intorno e l'ho segnato che. Okay.
Mi segno anche questo. Che ne so io. Ok, ok, ok. Adesso non so se Phoenix li memorizza da sé oppure devo memorizzarli io queste cose. Per questo me li sto segnando, sto appuntando le note musicali, se così possiamo dire. Quindi. Adesso per andarmene da qui. Mi sa che dobbiamo fare come abbiamo fatto prima. Allora, anche qui c'è qualcosa. Sono in questa zona, me ne sono andato. Sono tornato vicino alla statua. A quanto pare mi sono sfuggite delle cose quando ho fatto la panoramica, perché non mi segnava nulla qui nella mappa. Solo che l'ho visto per caso e mi sono avvicinato. Quindi. Cazzo. E qui mi sa che. L'attacco furtivo te l'ho fatto però, fate gli stronzi. Quello lì è cattivo, ragazzi. Cioè, che fa? Che fa? Pestolo a questo toro incazzoso. Merda. Loccalo. Sì, però io ho schivato, Vabbè, mi curo, ragazzi, che... Dai! Minchia! Fortissimo! Siamo noi debolucci. Spero che ne sia valsa la pena. Che cazzo devo fare qui? Sì, ma mi mancano dei pezzi. No, forse i pezzi non me ne mancano, semplicemente è bloccato. Allora, cerchiamo di capire. In qualche modo... Aspettate. Ok, si è sbloccato così. Una pietra. Anche leggera. Dovrebbe fare.
Ok, ma devo mettere l'altro dall'altro lato. Una moneta? Sì. Ah, sei Felix monete. ammirò il narciso che era sbocciato, ultimo ricordo dell'amore maledetto di uomo per la sua immagine, riflessa nell'acqua. Quale sarebbe la maledizione? Capita a tutti. Io mi sto ammirando nel riflesso delle tue catene proprio ora, disse il narcisista. Poi, se non mi sbaglio, mi sembra di aver visto anche uno scrigno qui sopra. Mi sa, eh. Sì. Molte cose non sono riuscita a vederle facendo la panoramica. Mi sono sfuggite. Ma sarà pieno di roba. Dunque, credo sia giunto il momento di fare una cripta. Cioè, sono parecchie. Facciamo una, ragazzi, sì. Io vorrei recuperare questa ambrosia che c'è qui su, no? Prima di andare alla cripta. È lì. Però io sto passando da qui. Non mi interessa, ragazzi, ce ne facciamo altre pozioni. Fatto che siamo... c'è anche gente. Sì? Ah! Merda! Che stronzi! Siamo nella cacca, ragazzi, perché non abbiamo salute. Se questo ci becca, ecco. Dai che lo scoppiamo, cazzo, dai, dai, dai. Cioè, è volato via. Erano di guardia all'Ambrosia. Ok, ne abbiamo 7. Quindi possiamo potenziare senz'altro la nostra salute, sì, infatti. Allora, torniamo a noi e ci buttiamo dentro la cripta, cercando di non svegliare, di non disturbare il gigante. Perfetto, proprio centro perfetto. Ingresso in prigione di Odisseo. Livello di difficoltà 2.
iniziamo a ragionare. Allora, dunque, dobbiamo attivare questi due questi tre cristalli. Aspettate. No! E uno. Sembra di averne visto un altro. Ma con la stamina ce la facciamo? Cazzo. E due. Ho come l'impressione che non ci arriviamo con la stamina. Ah, ok. Ok, zitti. E questo come si apre? Perché c'è una cassa di legno lì? Aspettate, abbiamo bruciato la cassa. Cazzo, sì. Serviva qualcosa quella cassa. Ok. Nuova attrezzatura elmo della diata di Tifone. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vai con il fulmine di Zeus. Pensa, Phoenix,
Cosa farebbe mio fratello? Probabilmente il Ligerone affronterebbe Tifone da solo, come quando sconfisse l'intera flotta di Sparta. Ma che voglio prendere in giro? È un'impresa più grande di me. Allora, anche questo è fatto. Io sarei tentato a tornare al lab centrale, se così possiamo chiamarlo. Insomma, il santuario, quel posto lì. Attenzione cinghialotti, non ho voglia di combattere. Però qui c'è una missione secondaria. E quindi io ci vado. Lì c'è. Qui c'è sicuramente una moneta, un qualcosa. Vabbè, non ci interessa più di tanto, ragazzi, dai. Siamo venuti qui per fare altro. Non è importante. Che è successo? Sei ridotto male. Troppo orgoglioso per arrenderti, vero? Beh, anch'io. Phoenix, non ti avvicinare a quella cosa! Che cosa ci fai qui? Ho visto il fulmine. E ovviamente sono venuto subito a finire il lavoro. Le cose facili sono la mia specialità. Strano, la cosa non mi sorprende. Beh, stavo salvando quell'uccello e non voglio sentirmi dire di no. No! È una creatura di Tifone! Aspetta, ho una visione. Stai per dire... Ma ha bisogno del nostro aiuto! E io dirò... Sta solo aspettando il momento giusto per ucciderci! Poi tu dirai... Ti prego, Hermes! Non costringermi a ricattarti! Dirò a Hera quello che hai fatto! E io risponderò... Non lo farai! Ma in realtà so che lo faresti, quindi acconsentirò ad aiutarti mentre cercherò l'opportunità di colpirti quando abbasserai la guardia! Bene, mi hai messo alle corde, per ora. Siccome Tifone ha tirato fuori quella cosa dal Tartaro, per alimentarla avrai bisogno del cibo dell'oltretomba. Lo stesso cibo che Hade diede a Persefone, i semi dei morti. Conosco solo un posto dell'isola in cui trovarle. Allora andrò a prenderli. Aspetta qui. Io o l'uccello? Perché non credo che lui possa aspettarti. Vabbè, ero convinto di che fosse una, tipo una missione secondaria. No, non lo so. Allora, devo trovare questo seme dei morti che si trova in questa zona. Molto ostica, direi. Sì. E non credo che siamo ben attrezzati, ben equipaggiati per buttarci lì, Quindi facciamo una cosa, io recupero l'ambrosia che c'è proprio qui vicino, se è possibile, e poi torno alla sala degli dèi e poi ci salutiamo, ragazzi, per questo episodio, perché altrimenti si fa troppo lungo. Mm.
Cazzo. Non pensavo ci fosse un gigante. Ok, sì, bravo, bravo. Colpisci i tuoi compagni. Porca troia. Mena di brutto questo. Sì, mena di brutto. No! Sì. C'è... rischio. Rischio, ragazzi, rischio. Ambrosia ottenuta. Uff. Stiamo rischiando davvero tanto, eh. Vabbè, torniamo alla sala degli dei. Va. Allora, siamo tornati alla sala degli dei. Io mi cerco di potenziarmi la stamina se possibile, ma non sono sicuro se che sia fattibile come cosa, vedremo. La salute sicuramente sì. Poi mi faccio un po' di pozioni, vabbè, non ve le faccio vedere queste cose perché mi sembra inutile. Noi ci salutiamo qui per il momento, ragazzi, al prossimo episodio continueremo. A spipolarci un po' questa zona della mappa. Poi gli Ambrosia che andrò a recuperare. In futuro magari non ve le faccio vedere neanche. Forse alcune, così se capita, perché tanto non è importante. E anche gli scrigni, a meno che non sono scrigni con enigmi da risolvere, allora è diverso. E poi proseguiremo con la storia, con l'obiettivo principale. Insomma, abbiamo questo obiettivo, trovo il seme dei morti e ci buttiamo lì, che è in una nuova zona. Proprio questa zona qui, quella più pericolosa, quella più cattiva. Ma sicuramente sarà una toccata e via, penso. Poi vedremo. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.